1999, allora, vediamo di che cosa si può parlare. La crisi continua inarrestabile, l'animazione giapponese conosce una discesa che mai, almeno fino ad oggi, giugno 2015, troverà un'arrestata. Ne risente purtroppo anche la qualità. Gli OAV di quest'anno non sono purtroppo degni di nota, sia perché riprendono roba vista e rivista, come un ennesimo capitolo della saga di Arlok, l'anello del Nibelungo, o come il nuovo capitolo di Kenshin Samurai Vagabondo, ma anche perché quasi la metà di tutta la produzione OAV finisce per essere hentai, l'unico vero genere in continua ascesa. Chissà perché. Al cinema per fortuna se la cavano meglio, anche se ripropongono pure qui lungometraggi che riprendono serie come Card Captor Sakura, Doraemon e Detective Conan. In questi giorni, a proposito, in Italia si può trovare il film di Doraemon. Grazie di averci detto. In mezzo a tutti questi comunque ci sono anche piccoli capolavori come Marco 3000 miglia in cerca del mare, pregevole remake cinematografico dell'omonima serie televisiva della Nippon Animation del 76. O come vi presento i miei vicini, gli Yamada, undicesimo film dello studio Ghibli e settimo film diretto da Takata, che ideò la sceneggiatura basandosi su una popolare striscia di Isaiki Ishii, che trattava la vita quotidiana di una famiglia normotipo giapponese, ossia padre salaryman, mamma casalinga, figlio e figlia scolari, nonna e cane, soprattutto la nonna è importante. Le tematiche spaziano dal disagio giovanile alla crisi della famiglia, fino al raggiungimento del tekito, un concetto che descrive l'adeguatezza sufficiente al contesto sociale, una sorta di mediocre aurea protettiva che permette di affrontare con disincanto il frenetico modello sociale della metropoli giapponese. Il film tuttavia non ha il riscontro sperato da parte del pubblico. Altri due film degni di nota sono Utena la ragazza rivoluzionaria, l'atteso film con cui il gruppo B-Papas e la disegnatrice Kiho Saito rivisitano completamente il soggetto e la grafica della serie televisiva omonima di 2 anni prima, e soprattutto Uomo Lupo Jinro, film di Mamoru Oshii, finalmente ritorna lui, costato 500 milioni di yen, che qui ricordiamo perché è considerato come l'ultimo e ripetibile colossal d'animazione giapponese analogica, in quanto quasi del tutto privo di interventi digitali. Tuttavia è sempre la televisione il vero leone, si registrano 86 nuove serie, con un rilancio aggressivo della Toei Animation che si presenta con Magica Doremi, poi con i Digimon che di fatto... Magica Doremi, perché non mi hai detto di mettere questa di canzone? Perché mi rifiutavo. Poi con i Digimon che di fatto si rivolgono anche agli adolescenti e non, come era stato con i Pokémon, solo ai bambini. Ma la vera fortuna della Toei, ovviamente, è One Piece, tratto dal manga di Eiichiro Oda e affidato allo stesso staff che si era in passato dedicato alle varie serie di Dragon Ball. Il risultato è piuttosto stupefacente per una serie televisiva. Risponde la Sunrise con Turn a Gundam, una serie che rompe gli schemi del passato proponendo da un lato una civiltà umana terrestre regredita ad uno stadio preindustriale in memoria del proprio passato e dall'altra il popolo della Luna, a suo tempo colonizzata dai stessi terrestri, che ha invece conservato tutta la tecnologia e brama di ritornare sulla madre Terra, ricca di tutte quelle risorse di cui il satellite è privo. I terrestri potranno difendersi proprio con il Turner Gundam, che rappresenta una rottura col passato anche dal punto di vista del mecha design. Pensa a design, magari il Godai dopo ci dirà qualcosa in più. Sì, infatti lo altre vedo serie... fomentato, può fomentato, dire qualcosa. Poi... Altre serie degni di nota di questo 1999 sono Ora ci sono io, della Aik, serie indirizzata ad un pubblico più maturo, cosa abbastanza rara nel quadro di una produzione ancora rivolta prevalentemente ai ragazzi e bambini, ma abbiamo anche piccole chicche come Hunter x Hunter, Excel Saga e GTO. Ci soffermiamo solo su GTO, prodotto dallo studio JC Staff e tratto da un discusso manga di Toru Fujisawa. L'anime, come già il manga aveva ottenuto in precedenza, un grande successo di pubblico, anche per l'ambivalenza della storia che mette da un lato l'ennesima critica al feroce sistema educativo della scuola giapponese, che è tremendo, dall'altro tracciava quello che in fondo è il percorso di reintegrazione sociale di un teppista.
Chiudiamo la carrellata ricordando che se da una parte il fattore Evangelion aveva portato nuova linfa vitale sia sul piano dei contenuti che su quello del business, rivolgendosi a quei 20-30enni single con budget da spendere in VHS e DVD, dall'altro ad un aumento significativo della produzione non si riesce a far fronte con la sola manodopera interna. Quindi cosa si fa? Si appaltano all'estero intere fasi realizzative dell'animazione. Quindi chi vuole intendere intenda. E ora ovviamente non possiamo che non sentire, che non far sentire una delle tante sigle, la canzone di One Piece che vince un Guinness dei primati, come già abbiamo detto prima. Io l'amo come serie, migliori, come quella che ha guadagnato più tiratura, se non sbaglio, 38 mila, la serie rivelazione di questo 1999, che è anche l'anno in cui ho preso la maturità, così lo diciamo. Così. Grazie Paolo. La 17ª sigla di apertura giapponese di One Piece. Pensa a te. E pensa a te. Vai. Hands up, so you better dance.